Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui e parlo ancora al plurale, ma probabilmente parlerò sempre al plurale perché tanto una va e una viene. A meno che tu non sia il mago Luigia Luciani, l'ultimo appuntamento oggi qua, esatto. Mamma mia. E domani poi ci congediamo con le donne, aspetta, ma è un'altra storia. Aspetta, dammi la 5, come diceva il buon Funari, aspetta un attimo. Facciamo il bacino, ma che non sia il bacio di Giuda, però. No, perché Giuda? Perché ti devo tradire? Di che cosa? Scusami, perché mai? Vabbè, ormai hanno imparato a conoscerci, lo sappiamo, lo sanno gli ascoltatori e i telespettatori che siamo un po' una coppia scoppiata, io e te. No? Quindi, però, abbiamo un ospite importante. Un ospite assolutamente importante, il candidato sindaco per Roma del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a te, benvenuta. Anzi a lei, grazie. Scusami, a lei. Mi viene a dire, ma deve essere, do del lei, ufficialmente do del lei, giusto. Perché è giusto dare del lei. Allora, io siccome sono in vena di estrema dolcezza nei confronti di Luigia Luciani, ci avrei una lista così di domande, ma la prima gliela faccio fare a lei, guarda. Oh, com'è buono lei, Molinari. Intanto approfittiamo per dire a chi ci ascolta o chi ci vede in questo momento, piuttosto che sul canale 826 di Sky o sul 518 del digitale terrestre, 213 sempre del digitale terrestre Lazio e Umbria, che apriremo anche le linee, ma nella seconda parte della trasmissione, per cui ascoltate ovviamente il dibattito in studio e se avete delle cose che volete chiedere nello specifico all'avvocato Raggi, sicuramente risponderemo nella seconda parte con le linee aperte, anzi bene, se volete prenotatevi allo 0688 33 033 040 finale, piuttosto che il 3775 104 e 500. Beh, diciamo che sono stati dei giorni piuttosto di fuoco per lei, figuriamoci nei prossimi mesi cosa accadrà. Fin qui un po' di programma suo, del Movimento 5 Stelle, nei dibattiti che ci sono stati, ha partecipato a porta, interviste anche sulle pagine del Tempo, ci sono stati anche dei momenti forse poco piacevoli che sono arrivati proprio durante la conferenza stampa, però tentiamo di fare oggi, visto che il nostro pubblico è un pubblico molto, diciamo, molto selettivo, no? Nel senso che è il pubblico romano che dovrà a un certo punto andare alle urne e votare, cercare di capire come si faranno certe cose piuttosto che cosa si farà. Cioè, fino adesso abbiamo parlato di che cosa farà Virginia Raggi quando diventerà sindaco, partendo dalle priorità. Ecco, il passo in avanti dove possiamo farlo, avvocato Raggi? Cioè, cosa dobbiamo far capire ai romani? Beh, una bella domanda, perché tante cose sono da fare e le priorità sono sicuramente quelle scelte dai cittadini. Quello che vorremmo far capire ai romani è che noi vogliamo riportare i romani ad innamorarsi della politica, di una buona politica e della voglia di partecipare. Questo è il motivo per il quale siamo nati e per il quale con forza siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo provato nella scorsa consiliatura, quindi per 2 anni e mezzo durante la consiliatura Marino, abbiamo provato a portare le idee che avevamo già prima all'interno delle istituzioni. Questa è la nostra missione. Glielo chiedevo questo e poi ovviamente vado al collega, perché quando in una fase preelettorale, e ci è capitato tante volte ovviamente qui in radio ma anche nelle precedenti esperienze che ognuno di noi ha portato avanti, ci si trova nella fase preelettorale di confronto diciamo di programmi elettorali, ci si chiede, vabbè, ok, ma questo programma rispetto all'altro candidato, rispetto ai partiti che voi ovviamente tanto combattete, in cosa differisce? Il Movimento 5 Stelle in cosa è veramente di rottura? Perché io devo votare cittadino Virginia Raggi piuttosto che Alfio Marchini, piuttosto che Giachetti, se vincerà Giachetti le primarie del centrosinistra, o Roberto Morassut? Di cosa lei è di rottura? Noi siamo di rottura sotto diversi profili, ci dicono di rottura, in realtà noi ci caratterizziamo innanzitutto per aver scritto questo programma con i cittadini. Siamo noi che portiamo il nostro programma, non sono alte sfere di partito, non sono lobby che scrivono i nostri programmi, e quello che
scriviamo, cerchiamo di farlo. Abbiamo già provato quando eravamo all'opposizione, cercando di realizzare le nostre proposte. Ovviamente sono andate per la maggior parte male, perché non avevamo i numeri per farle passare, però abbiamo cercato di rimanere coerenti a quelle che erano le nostre idee già portate avanti durante la campagna elettorale scorsa. E poi la cosa bella, la cosa che ci caratterizza è questa capacità di riuscire a vedere una prospettiva futura per questa città, che sia uno sviluppo fondato su una buona amministrazione della politica. Quando noi parliamo per esempio di riduzione degli sprechi, noi andiamo a incidere, quello che è la nostra azione, quello che vogliamo fare, che ci proponiamo di fare, è andare a incidere su tutte quelle sacche di potere e di privilegi che drenano risorse e non le fanno andare in servizi. Quando noi pensiamo che la corruzione a Roma distrae 650 milioni di euro annui, abbiamo una idea molto precisa di quanti soldi in realtà non vengano restituiti, cioè, alla sarebbero cittadinanza. Disponibili quei soldi, sarebbero disponibili per fare le cose che non c'è romano che non capisca che è necessario fare, insomma. Assolutamente. Sto dicendo questo. La corruzione che cos'è? È un cattivo modo di fare politica, perché sostanzialmente invece di privilegiare la meritocrazia, delle procedure trasparenti, delle procedure che privilegino quelle che sono le buone idee, le buone imprese, vanno a finire nelle tasche di alcune imprese, alcuni politici, alcuni gruppi di potere, e in realtà vengono sottratti ai servizi. Quindi dice 650 milioni di euro, questa è la stima? Questa è una stima, sì. Questa è la stima che fate, è credibile questa stima? Perché stima, è enorme. È una stima che viene fatta sulla base di alcuni dati, incrociando alcuni dati Istat e della Camera di Commercio americana, sulla base anche del PIL italiano, e Roma, diciamo, dovrebbe avere, sulla base di queste stime, un giro di affari che va in corruzione e che ammonta a circa 650 milioni di euro l'anno. Quindi ogni anno questa fetta, questa grande fetta, va a finire in corruzione. Quindi se uno dice, ecco, la domanda che faceva Luigi è più o meno le cose sono chiare, no? Sono chiare a tutti, ci vuole un sistema di trasporti più efficiente, ci vogliono delle municipalizzate che siano vere aziende e non dei buchi neri, ci vuole una manutenzione, esatto, urbana che non c'è, evidentemente non c'è. Tutto questo si può fare nonostante l'enorme debito pubblico romano, grazie al recupero di risorse della lotta alla corruzione. È questo che sta dicendo? Quello che io dico è che noi possiamo iniziare a invertire la tendenza. Noi ci troveremo davanti a una macchina che non solo è inceppata, ma che si è inceppata progressivamente negli anni, e di base a seguito di 20 anni come minimo di mala politica. Quindi quello che dobbiamo fare è disinceppare il meccanismo e far cambiare direzione alla macchina. Piano piano possiamo iniziare a realizzare tutto. È vero che ci troveremo un reparto dal quale bisogna partire per disinceppare. Sicuramente cioè pronti via. Pronti via, non si c'è ovviamente una formula magica, nessuno ha la bacchetta magica. No, nessuno ha la bacchetta magica. Però quello che dobbiamo fare è innanzitutto ripartire dai dipendenti capitolini, che sono i dipendenti onesti, sono la gran parte dei dipendenti capitolini. Lei sa che su questo è stata un po' attaccata nelle ultime ore, perché è stata presa solamente una parte delle mie dichiarazioni, ma io l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo: noi in questi 2 anni abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno voglia di fare, e vogliamo ripartire da loro per disinceppare la macchina, e con loro poi possiamo andare a incidere un po' su tutte le parti del programma, quindi per esempio partendo dalla mobilità e dai rifiuti, che sono i due temi che ci hanno suggerito i romani come i due temi prioritari. Se noi riuscissimo a ripristinare la legalità e le gare, già riusciremmo piano piano a far ripartire questi due importantissimi settori. Considerate che per quanto riguarda la mobilità, noi abbiamo sprechi in ATAC, che ovviamente, ATAC è l'azienda dei trasporti, che ovviamente non consentono all'azienda di esprimere al massimo il suo potenziale, e noi vediamo oggi, viviamo in una città che è paralizzata dal traffico. Quindi noi dobbiamo per esempio andare a investire in mezzi pubblici. ATAC ha circa un parco di 2000 mezzi, dei quali ogni giorno ne escono solo 1500, perché altri 500 sono fermi per manutenzione.
manutenzioni perché sono rotti. Che cosa? E tra l'altro, mi scusi, un altro dettaglio che ho omesso: il parco mezzi dell'ATAC è molto vecchio. Parliamo di autobus che hanno circa 10 anni di servizio, e per una città, e per degli autobus, e per una città così difficile anche a livello di manto stradale, significa una usura molto elevata. Quindi noi dobbiamo andare a investire, per esempio, in mezzi pubblici, perché giustamente 500 è pari a un quarto della flotta rotta ogni giorno, significa avere molte meno corse. Ricordiamoci che sotto l'era Marino la mobilità è stata razionalizzata. Che cosa vuol dire? È stata tagliata, sono state tagliate linee di autobus, sono state tagliate corse. I romani una mattina, un lunedì mattina, si sono svegliati e hanno trovato la fermata sotto casa soppressa. Cioè, questo in una città che vuole ripartire dalla mobilità non è assolutamente possibile. Poi è vero anche che si è tentato, non soltanto durante l'epoca Marino, anche nelle gestioni precedenti, però diciamo rimaniamo all'amministrazione più, insomma, più vicina a noi. Mm-hmm. Si è tentato a un certo punto di fare anche un certo lavoro sulla dirigenza delle società. La dirigenza deve essere assolutamente sfoltita, perché abbiamo un numero di... Come? Perché ogni volta che ci si è messi, ad esempio, noi abbiamo avuto più volte ospite il senatore Esposito, uh-huh, abbiamo avuto più volte scontri con l'assessore Esposito quando è stato assessore Esposito, e si è tentato in tutti i modi, lui sostiene, di portare avanti questa campagna di snellimento della dirigenza di ATAC. Però che cosa succede? Cioè, quando si arriva al comando, poi uh-huh, evidentemente bisogna combattere un cancro che è ben radicato. Allora sicuramente bisogna combattere, però considerate che già oggi sotto il al momento siamo governati da Tronca, il commissario straordinario, già oggi questa attività di snellimento è iniziata. E perché è iniziata sotto un commissario straordinario che probabilmente non dovrebbe avere interessi all'interno delle aziende partecipate? Forse proprio perché non ha alcun tipo di resistenza a sfoltire persone che evidentemente sono state messe lì nel tempo da un certo tipo di politica. Quindi una cosa è quello che si dichiara e un'altra cosa è quello che poi si va a fare nel momento in cui si hanno le leve del comando. Per cui dire che si è interessata, che c'è la possibilità di sfoltire, e poi quando c'è la possibilità non farlo, dimostra che evidentemente questa possibilità non viene colta, e se non viene colta ci sono delle ragioni che probabilmente si spiegano con l'esistenza di un interesse tra quel politico e determinati soggetti. Ha paura di quello che potrà succedere qualora lei diventasse sindaco, in termini di resistenza da parte dell'apparato, cioè che ci sia un apparato? Non esiste lo spoil system in Italia, almeno non, cioè, poi l'apparato è talmente variegato, ramificato, ecco, come si rapporta a questa eventualità che ci sia qualcuno dall'interno che dica no, questo, non, questo adesso gli mettiamo i bastoni tra le ruote? Vede, io credo... Ha paura innanzitutto di questo? Possa succedere questo? Beh, diciamo che è una possibilità che mettiamo sul piatto della bilancia, perché vede, spesso quando si dice andare a incidere sulle sacche di privilegio, significa anche andare a incidere su delle consuetudini che si sono instaurate nel tempo, e quindi andare a cambiare per chi, come dire, ha trovato una sistemazione comoda, mettiamola così, può essere fonte di preoccupazione. Questo è un discorso che si deve fare per i dirigenti, così come per i semplici impiegati, immagino, no? Ma perché quando lei diceva prima, ci sono tante persone per bene nella pubblica amministrazione, ci sono tante persone per bene, persone che purtroppo si approfittano dell'assenza di controllo, e noi abbiamo visto gli esempi a Sanremo, ma li abbiamo visti anche al Museo dell'Archeologia qui a Roma. Ci sono delle persone che si approfittano. Allora, io credo che per un'onestà anche lavorativa è giusto che tutti facciano il proprio lavoro, per cui andare a riorganizzare al meglio la macchina, che ha tutte le potenzialità per poter correre come una Ferrari, sia una priorità di una buona amministrazione. E io non credo che si possa pretendere che nessuno
farà qualche protesta, perché ovviamente noi proveremo a cambiare le cose e proveremo a cambiarle in meglio e andare a toccare qualche posizione di privilegio, qualche posizione che sia strutturata nel tempo, probabilmente provocherà qualche mal di pancia, ma noi quello che continueremo a fare è spiegare, far capire che in realtà una riorganizzazione serve a tutti, anche per riequilibrare i carichi di lavoro, anche per lavorare al meglio. Pensate, questa può sembrare una sciocchezza, ma quando noi ci siamo insediati nel Campidoglio, per circa, dunque noi siamo arrivati a luglio, diciamo che fino a gennaio del 2014 alcuni di noi non avevano ancora un computer. Quando io ho avuto un computer portatile dal Comune di Roma, io l'ho prestato alle mie collaboratrici che lavoravano in due sul mio computer portatile, io mi portavo il computer portatile da casa. Allora, come si fa nel privato, spesso esatto, e volentieri, no? Ma questo di che cos'è indice? È indice di una disorganizzazione, come si può pretendere che due persone lavorino su un computer oggi, nell'era dell'informatica? E come si può pretendere che un gruppo porti avanti un lavoro se neanche alle persone che devono lavorare a questo gruppo vengono forniti gli strumenti di lavoro necessari? Allora, questa disorganizzazione incide sul modo di lavorare. Quindi quello che noi dobbiamo fare è andare piano piano a incidere su tutte queste sacche anche di resistenza, queste cattive organizzazioni, per sbloccarle, per disincepparle, per mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio, nelle migliori condizioni. Un cambiamento di mentalità, no, avvocato Raggi? Sì, un cambiamento di mentalità. E ripeto, ci sono tantissime persone che sono pronte a lavorare, sono pronte a cambiare le cose, perché molti dipendenti si sentono... Il troppo comodo, glielo chiedo chiaramente, insomma, si combatte con più controllori, cioè c'è bisogno di essere estremamente rigidi in questo momento, cioè i cittadini romani devono recuperare, va bene, l'amore per la politica, la buona politica, sì, però nei confronti dei cittadini romani c'è bisogno di quella rigidità un po'. Noi non vogliamo essere, diciamo, gli sceriffi di Roma, non vogliamo essere gli sceriffi però... dell'amministrazione, vogliamo semplicemente far rispettare la legalità, far rispettare le regole, vogliamo cercare di ottenere il massimo da una macchina che può dare il massimo. È come se noi avessimo una Ferrari che però viene fatta andare sempre in prima. Che senso ha? Oh, allora, siccome mi arrivano anche suggerimenti, no? Esistono sacche di illegalità a Roma, sì, no? Sacche di illegalità, ma proprio sulle strade, ci sono zone del territorio romano che non sono controllate o non controllate abbastanza, in cui si impongono delle leggi basate sulla forza, che in cui c'è un po' una legge della giungla. Lei per caso segue il Roma fa schifo, questa cosa qua? Perché il precedente sindaco lo seguiva, sì, l'aveva detto, sì, che sì, sì. Ah, lo seguiva. Allora, dunque, noi siamo andati, noi Radio siamo andati in una zona di Roma, sulla Tuscolana, che è letteralmente soffocata dall'abusivismo, cioè nel senso che non si riesce proprio a camminare sul marciapiede. Semplicemente facendo vedere la situazione abbiamo avuto, diciamo così, l'amara esperienza di vederci quasi il tentativo di cacciarci via a forza dalla pubblica strada, dal marciapiede pubblico. Cosa che testimoniava, appunto, io non so se possiamo far vedere il contributo, cosa che testimoniava proprio l'assenza di una legge scritta, cioè là c'era la legge della giungla. Ecco, non c'è l'assenza della legge scritta, le leggi ci sono, le norme ci sono, ma non vengono fatte rispettare. Questo è un problema un po' di tutta l'Italia, per cui spesso si pensa che occorra una nuova legge. Spesso bisogna semplicemente far applicare le leggi esistenti, e anche in questo devo dire che è chiara la volontà degli amministratori di differire al futuro, a un futuro indefinito, quando si approverà la legge, quando si approverà una nuova deliberazione. Cioè, lei cosa farebbe contro l'abusivismo? Proprio domanda molto secca. Molto semplice. L'abusivismo come tale non è legale, quindi l'abusivismo va in qualche modo eliminato, rafforzando il controllo nelle strade da parte dei vigili,
facendo applicare le norme. Ricordiamoci che l'abusivismo, non peraltro, voglio prendere le parti del corpo di polizia locale di Roma Capitale, per carità di Dio, ma da anni invocano il fatto che sono numericamente al di sotto rispetto a tutta una serie di servizi di copertura, ad esempio quello dell'abusivismo, perché si sentirà sicuramente rispondere questo, magari, no? Perché ogni sindaco se l'è sentito dire nel momento in cui si è insediato sulla poltrona. Sì, sicuramente con i vigili abbiamo già aperto un dialogo e un confronto proprio su queste loro richieste, e oltre alla valutazione numerica del corpo occorre peraltro incidere anche su un nuovo regolamento di polizia urbana, perché comunque quello che c'è non è adeguato, non li tutela abbastanza, e quindi è giusto riuscire a intervenire su quelle che sono le dotazioni, per esempio, di base, su quelle che sono le garanzie per queste persone che spesso vanno ad affrontare, come le ha definiti lei, dei casi da veri e propria giungla dove vige la legge del più forte, senza essere adeguatamente preparati e tutelati. Quindi noi dobbiamo riuscire a ripristinare la legalità, ripristinare anche quelle che sono le necessarie dotazioni di base, affinché si possa rispettare la legge, si possa far rispettare la legge. È chiaro che oggi, se una pattuglia dei vigili si sente accerchiata da parte di una serie di abusivi, probabilmente non interverrà, ma è anche chiaro che nel momento in cui Roma Capitale è a fianco dei vigili per combattere l'abusivismo, probabilmente gli stessi ci sarà un impegno diverso. Si sentiranno più tutelati, perché è questo quello che chiedono. Chiedono di essere più tutelati. E questo immagino si estenda, e parliamo di sicurezza di Roma Capitale in generale, per tutti quei problemi di cui sento un po' poco parlare in questa campagna preelettorale, ma non dal Movimento 5 Stelle, non solo da Virginia Raggi, ma anche dagli altri partiti, insomma, perché sicuramente avete messo tutti quanti al primo posto il decoro, la trasparenza, il trasporto pubblico, però poi mi chiedo che fine hanno fatto quei temi altrettanto interessanti come andare a guardare nei quartieri che definiamo di periferia, da San Lorenzo al Pigneto, a San Basilio, dove lo spaccio delle sostanze stupefacenti, soltanto ieri c'era un'altra grande maxi operazione, dove bisogna effettivamente che il dialogo intorno a un tavolo tra forze dell'ordine cominci a dare i propri frutti, perché sono anni che i cittadini romani se la sentono dire questa cosa. Poi si cammina in strade poco sicure, dove si spaccia di continuo, dove praticamente, e si è guardato probabilmente ad altri aspetti della città, e si sta poco guardando invece a questo, all'aspetto, no? Della sicurezza, sì, che è un tema che sicuramente ha bisogno di essere rilanciato, perché negli ultimi anni abbiamo visto che Roma sta diventando una città sempre meno sicura, come lei l'ha descritta. Ripeto, noi abbiamo bisogno che la polizia svolga al meglio il suo ruolo, e per farlo però gli stessi agenti con i quali abbiamo parlato, i sindacati con i quali abbiamo parlato, ci hanno chiesto di poter avere maggiori garanzie e maggiori tutele, che oggi non hanno, perché del resto si trovano ad affrontare situazioni di illegalità. E che il comune può dare, no? Insomma, questo viene da... In parte il comune può dare. Come? In parte il comune può perché dare. Perché se non c'è un dialogo con il governo centrale, a questo punto il governo centrale, Movimento 5 Stelle e il governo centrale con Matteo Renzi non mi pare vadano molto d'accordo, no? Il fatto che il Movimento 5 Stelle e il governo centrale con Matteo Renzi non vadano d'accordo può essere sicuramente un punto certo e un punto di partenza, però è anche vero che nel momento in cui un sindaco si insedia ha il dovere di creare e imporre tavoli di lavoro quando servono, perché a quel punto è il sindaco che chiede al governo, e indipendentemente dal colore politico e dall'appartenenza di quel sindaco, il governo, visto che è il governo di tutte le città, di tutti i cittadini di tutta l'Italia, deve ascoltare. Quindi noi su questo punteremo i piedi. Se il governo deve fare deve mettere in campo determinate forze per tutelare i cittadini romani, che non voteranno tutti il Movimento 5 Stelle, dovrà farlo, dovrà prendersi le sue responsabilità. Perché altrimenti qui si continua ad andare di scarica barile in scarica barile. Che cosa vuol dire? Che se l'amministrazione centrale e l'amministrazione locale non sono dello stesso colore politico, quella città non viene tutelata, e che governo è?
Allora, siccome sono l'unico uomo qua dentro, voglio chiederle una cosa: ma c'è un valore specifico nella candidatura? Che insomma, se lei sarebbe eventualmente il primo sindaco donna della città di Roma, sì, della capitale italiana. Così dicono. Ecco, c'è un valore specifico nell'essere donna che lei porterebbe alla carica di sindaco? Cioè, c'è qualcosa di che dice questo lo può fare solo una donna? Ma questo io non l'ho fatta posso... io, se no se la faceva lei sembrava di parte, no, di parte, sì. Questo non posso dirlo, nel senso che non sono io a dire se porterò qualcosa di specifico. Io porterò quello che è il mio vissuto, il mio trascorso, come in realtà farebbe poi comunque qualunque altra persona. Se poi quello, la mia sensibilità, cioè, le donne il mio non punto sono di... diverse nel governare, ecco, io le sto dicendo, secondo lei sono diverse le donne nel governare, possono portare qualcosa di nuovo? D'altra parte qua forse ci sarà il primo presidente degli Stati Uniti donna, no? Mm-hmm. Non so se questo la sta seguendo con interesse, io non no. So, ci guardi, si identifica io non lo so, io non lo so se le donne possono portare qualcosa di diverso. Io credo che le donne forse per troppo tempo sono state escluse non solo da ruoli di comando a livello societario, ma soprattutto a livello di governo. Tant'è vero che abbiamo avuto un proliferare di norme che impongono le famose e le famigerate, oserei dire, quote rosa. Probabilmente un punto di vista diverso, semplicemente diverso, che non vuol dire migliore o peggiore, può approcciare in modo diverso problemi che da sempre sono rimasti lì sul piatto non toccati. In questo secondo lei il Movimento 5 Stelle le ha dato un'opportunità che altrove non avrebbe trovato, oppure in quanto donna si è sentita anche all'interno del suo movimento? È una domanda magari scomoda, perché per carità di Dio posso immaginare che mi risponda no, non ho trovato problemi, però soprattutto a ridosso, no, della scelta anche della candidatura, Virginia Raggi in quanto donna ha trovato difficoltà anche all'interno del movimento? No, assolutamente no, e tra l'altro le dirò di più, in realtà da quando ho iniziato a fare politica con il Movimento 5 Stelle, che è stata la mia prima esperienza, ed è iniziata nel 2011, quindi quando mio figlio aveva un anno, proprio il Movimento 5 Stelle, che ha questa particolarità di essere presente sia fisicamente sul territorio che online, quindi sulla rete, io proprio in questo ho trovato un valore aggiunto, perché avendo un bambino piccolo avevo la possibilità di partecipare, di provare a dare il mio contributo anche quando ero a casa perché dovevo seguire mio figlio, quindi magari facevo delle cose con lui, poi lui lo mettevo a letto e io potevo dedicarmi a questa attività politica. Ecco, io quando ho fatto quella domanda era perché esiste una specificità femminile, cioè il fatto che sia più difficile svolgere spesso un'attività difficile professionale conciliare. Perché non esistono strutture che aiutino le donne, no? Si sa, insomma, dal punto di vista per esempio degli asili nido, eccetera, che aiutino eccetera, le famiglie, che aiutino le famiglie, che aiutino le famiglie, ma spesso il carico va a finire sulle donne. Sì, ecco, questo da vero. Questo punto di vista si sente di fare delle, non dico delle promesse, ma di prendere degli impegni, cioè dice il comune può fare in realtà, perché ci il sono comune deve fare, il comune deve fornire asili nido, penso il comune deve fornire risposte, deve fornire servizi, e in effetti il comparto scuola, quindi asili nido e servizi 0-6 si chiamano, quindi perché riguardano la fascia di età dallo 0 ai 6 anni, sono quelli di stretta competenza del comune, quindi scuole nidi e scuole materne, in realtà lì il comune può fare molto e può incidere per andare proprio a migliorare nel concreto la vita delle famiglie, perché per esempio riuscire ad analizzare quelli che sono i trend di nascita consente e consentirebbe al comune di programmare anche l'apertura degli asili, capire dove ne servono di più, dove ne servono di meno, cosa che non è mai stata fatta. Noi abbiamo una, ovviamente parliamo innanzitutto di un servizio che è legato a un evento naturale come quello della nascita, che per sua natura è elastico, quindi cambia di anno in anno, però il mancato raffronto dei dati di nascita in senso storico ha comportato che il comune non ha mai di fatto messo in campo politiche atte ad aumentare o ad andare incontro a questa domanda così flessibile, per cui spesso noi ci troviamo famiglie che rimangono fuori dalle graduatorie, che non sanno come fare, si devono rivolgere al privato, a un privato che spesso è molto costoso, e io credo che sia compito di questo un però locale, è la mannaia dell'austerity, no? Che ha colpito durissimo su questi che vengono visti come servizi accessori e sacrificabili.
questo... dell'austerity e soprattutto anche di cosa conteggiare o non conteggiare nel reddito, altra cosa da dover, secondo me, di cui dover definire col governo centrale, perché il governo centrale proprio su questo si è espresso, perché appunto, parlando di ISEE, il governo centrale aveva, c'è inserito, lei, aveva inserito all'interno dell'ISEE una posta ulteriore, per esempio le indennità che vengono riconosciute alle persone disabili, certo, e che il TAR e poi il Consiglio di Stato ha riconosciuto essere poste non facenti parte del reddito, componenti non reddituali da non dover conteggiare. E la cosa che stupisce è proprio che il governo Renzi si oppose alla prima sentenza del TAR, impugnandola dinanzi al Consiglio di Stato, ribadendo con forza la voglia di affermare il fatto che evidentemente queste indennità, secondo il governo Renzi, che si definisce di destra e di sinistra, questo è un bellissimo lapsus, il governo Renzi, che si definisce di sinistra e si definisce democratico, continuava a insistere per poter far riconoscere questa indennità come componente del reddito. E quindi noi abbiamo di fatto un governo che è andato a incidere proprio sulle, diciamo, sulle persone più bisognose e più fragili. Ecco, invece il comune ha necessità, ha nella sua funzione proprio, nella sua stessa ragione di esistere, la necessità di fornire servizi, e questi servizi, quindi quelli per esempio scolastici dello 06, rientrano a pieno titolo nel comparto del comune e non possono essere servizi delegati. Quindi lei prende l'impegno, aumenteranno gli asili nido a Roma? Valuteremo come e quanto. Sicuramente il nostro impegno è sul rafforzare l'offerta pubblica. Tra l'altro questo aiuta anche il PIL cittadino, no? Assolutamente, perché consente alle famiglie di poter, attenzione, tra l'altro, gli asili nido non sono un parcheggio per i bambini, perché dall'asilo nido inizia l'attività di socializzazione dei bambini, certo. Quindi è un compito estremamente delicato, però riuscire a mandare all'asilo nido i propri figli consente anche ai genitori, in un periodo di recessione come questo, di continuare a lavorare per le coppie che hanno, per quelle persone che hanno la fortuna di avere un lavoro, e di cercare un lavoro per quelle famiglie che non lo hanno. Perfetto, allora noi ci dobbiamo fermare, però quando ritorniamo, a parte sono arrivati centinaia di sms al 3775 104 500, alcuni li proporremo a Virginia Raggi, sentiremo anche coloro che, insomma non tutti chiaramente, che si sono prenotati allo 06 88 33 033 o 040 finale, proprio per fare delle domande che dovranno essere brevissime, mi raccomando, niente sì, comizi, niente, proprio magari una, stabiliamo anche una cosa un numero secca, almeno 5 riusciamo a prenderle, però sì, però devono essere delle robe secche, proprio niente comizi, perché noi d'altra parte veramente stiamo cercando di capire, no, non credo che questo sia un comizio da parte di Virginia Raggi, noi stiamo facendo le domande e cerchiamo di ottenere delle risposte, e quindi continueremo con questo. Lavori in corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. Eccoci qua, veramente tanti messaggi, guarda, ne voglio leggere due al volo, sono tra gli ultimi arrivati, ma sono tantissimi. Allora, buonasera Virginia Raggi, credo che il problema non sia uomo o donna per governare Roma, serve una corazza di ferro. Respingere con onestà interessi privati e corporazioni. Lei può farcela, vedi, è un attestato a prescindere. Allora, questo qua. Beh, la forza però della squadra, perché diciamolo subito: nessuno, né uomo né donna, da solo potrebbe farcela contro tutto il sistema. Infatti, pare che non ci sia una gran voglia di arrivare al Campidoglio, insomma, alla sedia da parte più... nostra, sì. No, ma lei da era d'accordo tutti, con la sua collega, la senatrice Taverna, che aveva parlato di un complotto per farvi vincere? No, non ha mai parlato di un complotto. Le parole le abbiamo ascoltate è stata travisata, no, veramente. Però non è d'accordo a questo punto. Ma io mi auguro, guardi, io credo che fare il sindaco di una città come Roma sicuramente è un grande impegno, e in questo momento come non mai ci si trova di fronte a una città veramente in macerie, però io credo che sia anche un grande onore. Sarà difficile, sarà assolutamente duro in alcuni momenti. È il mestiere più duro d'Italia dal punto di vista governativo. Più duro fare il premier o più duro fare il sindaco? Tutti dicono più duro fare il sindaco di Roma. Io non l'ho fatto né l'uno né l'altro, quindi non posso dirlo. Non c'è match. Però la forza del Movimento 5 Stelle è quello di presentare una squadra, perché un uomo solo, una donna sola non potrebbe mai farcela, non potrebbe. Lei sa che questa cosa da una parte viene vista molto bene, no? Perché ovviamente c'è chi voterà per il Movimento 5 Stelle, quindi voterà per la squadra, per il progetto che avete scritto
scritto insieme con i cittadini, come dice lei, come ricordava lei. Dall'altra però questa cosa non è vista positivamente o non è letta positivamente, perché alla fine una persona deve decidere, deve assumersi delle responsabilità. E quello è il sindaco, inevitabilmente, se quando sarò sindaco mi assumerò le mie responsabilità, però riuscire ad avere una squadra di persone che a vari livelli istituzionali porta avanti un progetto che non vale solo per la città di Roma, ma vale in realtà per tutto il nostro paese, può dare quel senso di unità, di forza e anche tanti occhi, tante mani, tante spalle che insieme riescono probabilmente a sconfiggere tutto questo marcio che fino ad oggi ci ha governato. Oh, abbiamo detto tra lei e noi almeno 5-6 volte di seguito la parola squadra, e a questo punto arriva la domanda sugli stadi, anzi sullo stadio, perché poi in realtà c'è la delibera di pubblica utilità per lo stadio della Roma di Tor di Valle. Che succederà di questa delibera se lei diventa sindaco? Facciamo un passo indietro? Se vuole. Piccolo. E facciamo anche una premessa, così lo diciamo, perché non vorrei assolutamente essere equivocata. L'abbiamo detto tante volte, noi siamo assolutamente a favore della costruzione di uno stadio per la Roma e, se volesse, anche la Lazio, anche per lo stadio della Lazio, diciamolo, siamo per la par condicio. Tuttavia ci opponiamo con forza a qualunque operazione, in questo caso parliamo di stadio, ma qualunque operazione edilizia che sia solo speculativa. Quindi Tor di Valle? Tor di Valle allo stato appare assolutamente speculativa, perché, mi lasci finire, perché di fatto noi ci troviamo di fronte a un progetto che peraltro non è neanche del tutto definito, che comunque prevede la costruzione di 1 milione di metri cubi di cemento, del quale solo il 14% sarà destinato a stadio, il resto dovrebbe essere destinato a uffici e centri commerciali, quando a Roma abbiamo già lo SDO, il sistema direzionale orientale, abbiamo gli uffici all'Eur, le torri dell'Eur, che sono destinate alla medesima funzione e sono completamente vuote. E quindi vuote. La delibera di pubblica utilità che fine fa? Magari la ritiriamo e lo facciamo da un'altra parte? La ritiriamo? Magari la ritiriamo o dobbiamo parlarne? Sicuramente la ritirate. La ritiriamo e lo facciamo da un'altra parte. C'è la prima ascoltatrice, due telefonate allo 0688 33 033 o 040 finale, poi ancora le nostre domande. Ci sono prenotati in tre, mi raccomando. Beh, tanti in realtà, ne prendiamo tre al volo, proprio brevissimi. Mi raccomando, brevità di interventi. Silvia. Buonasera a tutti, buonasera Avvocato Raggi. Buonasera. Allora, brevissima, si può fare qualcosa per a favore di quei cittadini che abitano nei quartieri come San Lorenzo, che è diventato una birreria a cielo aperto, che acquistano alcolici in negozi etnici a basso costo? Poi è vero che Marchini è del Partito Unico e sa che Pallotta è il presidente della Roma, ha finanziato la cena di Matteo Renzi? Aspetti che me le appunto. Aspetta. Grazie Silvia. Allora, parliamo di San Lorenzo. Ci sono tante soluzioni per evitare che i quartieri, soprattutto quelli abitati, insomma, si trasformino in birreria a cielo aperto, e alcune città li hanno già posti in essere, per esempio delocalizzando la vendita dopo una certa ora in aree meno popolate e magari dove è possibile per i ragazzi, chiamiamoli così, ma anche se non bevono solo i ragazzi, non fanno festa solo i ragazzi, però dove è possibile passare del tempo senza disturbare la quiete. È già successo in altre città, siamo già in contatto con alcune forze dell'ordine per ragionare e per poter applicare. Anche se là il problema è andare a ricontrollare, come nel caso di San Lorenzo, perché abbiamo avuto ovviamente negli anni tanto lavoro da fare con i comitati di quartiere, andare a ricontrollare effettivamente a nome di chi siano le licenze di quei negozi che questo aprono è un altro chiudono, tema. Questo è un altro tema. Ma il tema è lì, perché poi dopo ovviamente i mini market, guarda ci caso, siamo stati assolutamente, no, ma ieri. Assolutamente. Sì. Sono due temi che si sovrappongono, diciamo. Credo che ad esempio via dei Sabelli, che in assoluto penso sia la via più massacrata del quartiere San Lorenzo, insomma, si sono stati fatti speciali su speciali su speciali, con immagini che le sarà capitato di vedere, di spaccio di sostanze stupefacenti, per non parlare della vendita libera di alcol a qualunque ora. Ma d'altro canto, se non si rintraccia effettivamente a chi è intestata quella licenza, si riaprono, si richiudono e si riesce sempre da capo a 12. Assolutamente, ma infatti il rafforzamento
momento del controllo, e ripeto, noi non vogliamo fare il movimento sceriffo, però okay, il rafforzamento del controllo e della legalità è fondamentale, soprattutto in tutti quei settori in cui per troppi anni non è che si è solo chiuso un occhio, tutte e due. Allora scusi, sì, perché adesso sentiamo anche gli altri ascoltatori, però c'era un pezzettino che mancava. Allora, la delibera di pubblica utilità la ritiriamo e la facciamo da un'altra parte. Avete già identificato quale potrebbe essere questa parte? Cioè, se avete delle idee dove potrebbe andare bene, per esempio? Beh, ci sono delle idee, sicuramente nel quadrante sud-est mi sembra che ci siano delle aree che già si prestano. Tor Vergata sembrerebbe, però in realtà, devo essere sincera, la legge di stabilità prevede comunque che ci siano delle aree già predisposte, e sono poi gli architetti, sono gli ingegneri che dovranno andare a verificare l'esistenza di tutte le condizioni. Per noi questa è una precondizione necessaria, il rispetto della legge e poi sicuramente lo stadio, assolutamente. Giorgio, Gennaro e Cristiano si sono prenotati. Giorgio, brevità anche per te. Pronto? Eccoti, benvenuto. Buonasera. Signor sindaco. Addirittura. Ha fatto papa. Un attimo. Papa il sindaco. Può fare gli scongiuri, signora Raggi, faccia gli scongiuri, perché anche non si sa mai. No, anche se ho paura che qui a Roma ho l'impressione che non voglia vincere nessuno, perché pure noi, se avessimo forse schierato Di Battista, come si, non pe, senza nulla togliere. Del movimento, perché purtroppo ci vuole un catalizzatore in questo paese, perché bisogna parlare al paese come un bambino di 6 anni, e non, la politica del movimento è troppo, fra 20 anni forse verrà capita, e ho paura per questo motivo che... Giorgio, però, qual è la domanda, parte questo, però? A parte questo, volevo dire, ma i rifiuti e le metro, la metro, come funzionano a Tokyo, come fanno lì? O andiamo a vedere come fanno lì, oppure la vendiamo direttamente ai giapponesi, e poi raddoppiare lo stipendio a chi lavora nel pubblico e tagliare tutti quelli che non lavorano, che si potrebbe anche triplicare a quelli che lavorano, perché questi sono i problemi. Ma sono dei suggerimenti più che altro. Esatto. Il cartellino sempre nel pubblico, nel privato. Io alla Fiat non credo che ci sono mai visti i servizi con i furbetti del cartellino alla Fiat o altre cose, no, sempre nel pubblico. Facciamo, ma nel pubblico non si controlla, non per definizione, nel pubblico purtroppo non si controlla per definizione, non si controlla appunto chi timbra i cartellini. Spesso abbiamo avuto notizie, ma poi c'è stata tutta un'inchiesta anche giornalistica che è finita sulle televisioni, abbiamo visto dipendenti che timbravano per i loro colleghi. Allora lì sbaglia sia il dipendente che si presta, certo, a timbrare, sia quelli che ovviamente danno il cartellino. Però lei dice, non vogliamo essere una città di sceriffi, adesso io passerò sicuramente per lo sceriffo degli sceriffi, però se non c'è nessuno che la legalità, d'altro canto, cioè il cittadino purtroppo dico che si sente autorizzato, no? No, io dico una cosa, noi dobbiamo ripristinare la legalità, e per ripristinarla non vuol dire andare in giro e sparare su tutto ciò che si muove, significa semplicemente riuscire a reimpostare un rapporto corretto tra quello che si deve e quello che non si deve fare. Poi chi sbaglia ovviamente deve essere punito. Gennaro, ci sei in linea? Buonasera. Pronto, mi sentite? Forte e chiaro, vai, 30 secondi per te. No, andiamo da Cristiano, dai, non ci sente Gennaro. Cristiano, buongiorno, sì. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, volevo fare solo una semplice premessa, o riflessione. Secondo me qualsiasi politico oggi, di 5 Stelle, di destra, di sinistra, li sentiamo parlare e sono tutti uguali, cioè noi saremo pronti a sistemare le periferie, la città è sporca, la dobbiamo pulire, i trasporti e tutto quello che vogliamo. Però secondo me finché un sindaco non mette mano alla pubblica amministrazione, cioè riesce effettivamente, magari con un superpotere, non so se esiste, del campo politico, a far svolgere il lavoro giusto in una pubblica amministrazione come in qualsiasi altra azienda. Cioè, colui che deve lavorare lavora, colui che non ha il lavoro non può lavorare. Quindi se c'è bisogno di 10 persone ci serviranno 10 persone, se ce n'è bisogno di... Cristiano, 11, sei stato 11... chiaro, peraltro il tema, perdonaci, perché vorremmo fare intervenire almeno un altro paio di persone se ci riusciamo. D'altro canto mi sembra che nella prima parte di questa trasmissione fossimo già andate. Non servono superpoteri, serve solamente la volontà di far ripartire la macchina. Sino ad oggi questa volontà non c'è stata, e peraltro posso dire una cosa, il Movimento 5 Stelle quello che ha detto lo ha fatto. Pensiamo ai nostri colleghi
in Parlamento che hanno detto da subito noi rifiuteremo i rimborsi elettorali e lo hanno fatto, noi ci taglieremo gli stipendi e lo hanno fatto, noi non voteremo per il finanziamento delle armi, lo hanno fatto, ogni cosa che abbiamo detta l'abbiamo fatta e questo per noi è garanzia di coerenza. Ad esempio, rimanendo su Roma, mentre aspettiamo ovviamente che arrivi le altre presentazioni, c'era una domanda che mi premeva fare, perché volevo leggere anche degli sms. Sì, glielo hanno chiesto però sia durante la conferenza stampa di presentazione, quando ha partecipato a Porta, ed è uno dei capisaldi delle campagne elettorali, i campi rom. Ovviamente lei si è espressa su, nello specifico, sui campi rom, sul superamento del campo rom, sull'eventuale chiusura se non sbaglio, e sul fatto che i cittadini dei campi rom, che sono per lo più cittadini italiani, debbano lavorare. Il problema anche qui sta sempre come? Perché tutti sono d'accordo sul fatto che i bambini dei cittadini rom debbano andare a scuola, però e sul fatto vanno, che non debbano non rubare. Non è vero che tutti sono d'accordo. Vabbè, ci sono di dirlo, però come ce lo dice? No, ma certo, però anche qui non generalizziamo, non tutti sono d'accordo. Poi la nostra idea non è nata, è una linea molto precisa che viene dettata già dall'Europa ed è stata recepita in Italia. Sì. Il come è già stabilito, fare un censimento di queste famiglie, censimento che va a toccare sia il lato demografico, sia il lato sociosanitario, sia assolutamente il lato e il dato economico, perché non è un mistero che molte famiglie che sono all'interno dei campi rom abbiano poi un reddito. Il che significa che noi stiamo addirittura mantenendo delle famiglie che già oggi possono tranquillamente mantenersi da sole. Allora, il primo step è sicuramente un censimento per capire chi c'è dentro e in che condizioni è. Tra l'altro, quando noi siamo andati a visitare i campi rom, abbiamo parlato con molte, soprattutto con molte donne, che ci hanno raccontato che loro, per esempio, hanno molta voglia di lavorare. Ci sono dei progetti che sono stati fatti nel tempo per loro e nel tempo, come sono stati fatti, finanziati, poi sono andati a morire. Ed è un peccato, perché per esempio loro, moltissimi di loro sono bravissimi a cucire, hanno una grande manualità, quindi è necessario semplicemente... Ci sono anche molte che sono delle collaboratrici domestiche in realtà. Sì, sì. È necessario semplicemente avviare una serie di misure che appunto l'Europa già ci dice, quindi anche lì non ci inventeremo nulla per superare gradualmente questi campi. Allora, sentiamo velocemente due ascoltatori, poi c'era comunque un paio di sms che volevo sottoporre a Virginia Raggi. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Io buonasera. L'ho sempre detto, buonasera a tutti. Allora, io vedo sempre questi zingari, questi rom che vanno in giro per cassonetti a raccogliere questi immondizia, questa roba di ferro. Lo Stato, il Comune, la Provincia, insomma chi è ha intenzione, potrebbero assumerli e far fare il differenziato in aree, diciamo, protette e prestabilite, e vengono pagati, però non si può fare. Comunque il problema sta anche nel fatto pure che il fatto che la città funziona male è perché proprio la mentalità del singolo cittadino italiano che funziona così male, perché basterebbe poco, si sa quello che serve a Roma. Soltanto che purtroppo Paolo, qual è la domanda? Perdonami, perché sei partito dai rom che rovistano nei cassonetti, abbiamo anche altri interventi da fare. La domanda è tanto semplice: bisogna mettere un qualcuno al Comune di Roma che non sia collegato politicamente con nessun partito e che non faccia parte di nessuna area partitica, perché chiunque va lì, che possa essere destra, di centro e di sinistra, può essere ricattabile dall'altra parte, che sarebbe... Non vorrei fare l'avvocato difensore di Virginia Raggi, però in questo caso, visto che il Movimento 5 Stelle ritiene che gli altri siano dei partiti superati, allora a questo punto Paolo voterà sicuramente Virginia Raggi, mi pare di capire. Andiamo avanti, Marcello. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, sindaco, mi verrebbe da dire, perché io sono un elettore. Facciamo gli scongiuri, però io ho chiamato per fare i complimenti all'avvocato Virginia Raggi, perché grazie. Devo dire che è di una competenza, di una semplicità, di una chiarezza veramente disarmante. Io sono uno di quelli che voleva Di Battista a Roma, perché ho sempre pensato che probabilmente si sarebbe vinto a man bassa,
Però devo dire complimenti, ho votato Virginia Raggi nelle online, chiaramente. Grazie. Ne sono orgoglioso, contento e volevo dare veramente un forte in bocca al lupo. Grazie. Posso dire una cosa, perché in realtà Alessandro Di Battista non dico che è di casa qua a Radio, ma poco ci manca, no? E questa storia della sua candidatura gliel'abbiamo domandata più volte. Allora, per tutti, io voglio dare una mia testimonianza, una mia impressione, ecco, per tutti coloro che pensano che gli esponenti del Movimento 5 Stelle siano eterodiretti, io dico che ho visto e ho sentito assoluta sincerità, lo dico come mia impressione, da parte di Battista nel non volersi candidare a sindaco di Roma, cioè è una sua fermissima convinzione. Fa parte anche delle nostre regole. A prescindere dalle regole, si può dire però Virginia Raggi che Di Battista è stato fortemente colui che ha voluto che lei, insomma, poi ovviamente l'hanno votata, ma recentemente, insomma, lei è diventata, ha vinto, insomma, le elezioni, quelle del Movimento 5 Stelle, però Di Battista era fortemente dalla sua parte, questo, insomma. Ma questo io non lo so, questo lo hanno detto i giornali, come hanno detto tante cose nel periodo che ha preceduto le nostre primarie. Devo dire che un po' i giornali fanno questo gioco, hanno cercato di dire, non dire, creare schieramenti e fazioni. Io questa cosa, né io né gli altri candidati l'abbiamo sentita. Invece tornando... Ma la regola del viceversa è sempre di Di Battista, cioè nel senso, se lei dovesse diventare, perché noi ce l'abbiamo avuto, gliel'abbiamo chiesto e mi pare che abbia detto di sì, se lei dovesse diventare sindaco, il secondo arrivato, Marcello De Vito, diventerà vice sindaco? Ma è una proposta che in realtà ci ha sorpreso e ci ha lasciato piacevolmente sorpresi, però io e Marcello ne dovremo ancora parlare di questa cosa, perché comunque è una cosa che riguarda prevalentemente noi due. Invece, se mi consentite, ci terrei a tornare sulla questione di Di Battista perché e delle regole, perché non solo lui sicuramente si è sempre espresso in maniera molto sincera dicendo che non voleva fare il sindaco, però attenzione, quando io dico le regole e voi dite no, ma le regole, quello è un altro discorso, per noi le regole e la coerenza sono fondamentali. Nel momento in cui noi veniamo chiamati a svolgere un mandato, che nel caso di Alessandro Di Battista è quello di parlamentare, è giusto ed è coerente con il mandato che ha ricevuto che lui finisca i 5 anni in Parlamento. Sarebbe probabilmente disonesto nei confronti dei suoi elettori se lui scendesse dal tram di parlamentare e salisse su quello sul carro del sindaco. Lui questo l'ha sempre detto e per noi questo, il fatto che sia anche previsto dalle nostre regole, è un valore aggiunto, per cui per noi le regole non sono un dettaglio. Questo noi la stessa cosa quindi per lei, perché se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, visto che è stata in passato, cioè nella recente consigliatura capitolina, laddove diventasse sindaco, portasse a termine il mandato, lei si potrebbe ricandidare? No, avrebbe finito il mandato. Tutta l'energia e la voglia di cambiare Roma la devo mettere in questi 5 anni, poi tornerò a fare quello che facevo prima. Allora, domanda per Virginia Raggi, 3775-104-500, la metro C è finanziata fino al Colosseo, si impegnerà per proseguirla o preferisce stopparla privilegiando la soluzione del tram? Si firma Carlo di Sferragliamenti dalla Casilina. Sferragliamenti è bellissimo. Allora sì, è finanziata fino al Colosseo e devo dire che l'impatto trasportistico, ossia il fatto che i cittadini e i passeggeri prendano la metro, ci dimostra che ad oggi il trend è molto negativo. Noi abbiamo per la metro C circa 50.000 passeggeri al giorno, in confronto alla metro A sono circa 360.000 al giorno e la metro B sono 270.000 al giorno. Questo impatto avrebbe una valenza positiva se si arrivasse fino al Colosseo, altrimenti noi avremmo, o meglio i partiti, ci avrebbero fatto spendere fino a qui 3.700.000 euro inutilmente, perché praticamente questa metro da dove parte a dove finisce rispetto al progetto iniziale, quindi solo un piccolo tratto, ad oggi si è dimostrata completamente fallimentare. Oggi è stato, cioè ieri in realtà, è stato diffuso il nuovo codice sugli appalti, l'ha letto? Non ancora, è tra le cose da fare, però quello può essere utile, no? Credo deve essere utile, sì sì sì
assolutamente. Proprio per queste cose so qua. So che ci hanno lavorato i miei colleghi in Parlamento e adesso inizieremo a studiarlo anche noi. Oh, senta, un'altra cosa se, che scusami, poi andiamo ai messaggi? Sì, c'è questo qua, sì, che era detto un paio e questo è un altro. Ho appena attraversato Piazza Pio XI e Piazza dei Giureconsulti. Traffico da impazzire e vigili a chiacchierare nei gabbiotti. Cosa farà la futura sindaco? Chiacchiererà coi vigili, mi immagino, perché non chiacchierino. Beh, questo è fondamentale, nel senso che, ripeto, nel momento in cui c'è da svolgere un'attività, quell'attività va svolta. C'è anche da dire però che molti dei semafori di Roma sono già centralizzati, collegati quindi attraverso una centrale, e quindi anche quella è una cosa che va rimessa in funzione e va perfezionata, perché molto spesso lo scorrimento e lo smaltimento dei flussi di traffico attraverso una buona regolazione dell'impianto centrale semaforico consente di fluidificare, e poi comunque l'idea, la nostra idea è quella di puntare sul trasporto pubblico, quindi diciamo che nel momento in cui riusciremo a incrementare effettivamente l'offerta di mezzi pubblici, vorremmo decrementare anche quella del traffico privato, quindi ci auguriamo che almeno in questi 5 anni si riesca a stabilire un trend in questa direzione. Le ho sentito dire che sicuramente arriverete a ridosso delle elezioni, un po' prima delle elezioni, con una squadra già pronta. La squadra, una squadra sì. Di che tipo di squadra avete in testa? Cioè preferite andare su delle competenze specifiche, competenze tecniche, perché avete capito, lei ad esempio in questi 2 anni e mezzo di consigliatura si è reso conto che è meglio saperne piuttosto che essere più appassionati o cittadini? Allora, innanzitutto rispondo alla prima parte della domanda. Noi, la nostra idea è quella di presentarci con una squadra completa, però al momento è un desiderio. Cioè, avete un numero massimo? Perché abbiamo chiesto anche ad altri candidati, ad esempio Morassutto ci ha detto che non andrebbe oltre 10 persone, 10-12 sono gli assessorati, stiamo studiando gli accorpamenti per riuscire anche a semplificare un po'. L'idea è quella di presentare una squadra al completo, se non ci dovessimo riuscire comunque presenteremo quella che nel frattempo siamo riusciti a consolidare. Per quanto riguarda la tipologia, la competenza è sicuramente necessaria, però ricordiamoci che ogni assessore ha un piccolo staff di super tecnici, quindi la competenza, la passione e soprattutto anche l'affidabilità delle persone, perché è fondamentale avere una squadra compatta che abbia in mente lo sviluppo del programma del Movimento 5 Stelle. Altri sindaci hanno mantenuto deleghe per se stessi, lei si sentirebbe di fare la medesima cosa perché vorrebbe controllare determinati temi, mi vengono in mente i rifiuti che sono io credo che il sindaco abbia talmente tante cose da controllare che forse tenere delle deleghe, a meno che non sia un interim necessario, ma credo che tenere delle deleghe mortifichi il ruolo sia di sindaco che di assessore rispetto a quella delega. Tra l'altro ha menzionato proprio il traffico e i rifiuti, che sono 2 settori strategici, quindi immagino che avere una persona a mezzo servizio su questi settori significa già partire con il piede sbagliato. Oh, ieri le dico questo, che forse questa dichiarazione, non so, magari le è sfuggita, ma secondo me le farà piacere. Francesco Storace, proprio qui, proprio a quest'ora, ha detto che Bertolaso non è credibile sulla legalità perché è sotto processo per corruzione, quindi su questo non ha credibilità. Lei si augura che sia proprio Bertolaso il suo avversario del centrodestra? Io francamente non ho auguri da fare al centrodestra, credo che abbia contribuito in maniera determinante allo sfascio di questa città, quindi non ho alcun tipo di però auguri da fare. Però sarebbe più facile il lavoro con Bertolaso inquisito sotto processo per corruzione, sarebbe più facile insomma, perché comunque i temi polemici tipici del Movimento 5 Stelle sarebbero più, guardi, noi colpirebbero siamo, più nel segno. Noi siamo orientati a fare una campagna elettorale all'interno della quale vogliamo proporre le nostre idee, il nostro programma, e non denigrare strumentalmente l'avversario, come peraltro stanno facendo invece i nostri avversari. Però si sposteranno gli equilibri a breve, perché domenica sapremo finalmente chi è il candidato del centro-sinistra. A proposito, per lei anche vince Giachetti? Indifferente, senso la sensazione è indifferente, nel senso che da che idea si è fatta, immagino che possa essere può darsi, insomma, sembra accreditato come il più papabile dei renziani. Domani è il più papabile dei renziani. Domani parte la campagna elettorale di Alfio Marchini, peraltro mi sembra che stia parlando Silvio Berlusconi, sì, e quindi sdoganeremo forse anche la questione primarie nel centrodestra. Insomma, da qui a breve gli equilibri politici si sposteranno.
voteranno, quindi non avrete solo elettori del Movimento 5 Stelle, andrete a pescare anche in altre direzioni. Secondo lei più a destra o più a sinistra? Non lo so, noi andiamo avanti con il nostro programma, che riteniamo essere un programma né di destra né di sinistra, perché effettivamente hanno contribuito persone di diverse estrazioni, come siamo di diverse estrazioni noi. Io mi vergogno un po' a dirlo, lo confesso qui a voi per la prima volta, attenzione, però io nella mia vita passata ho votato un po' per PD e i suoi predecessori, quindi Ulivo, Quercia, quelli che sono stati. Devo dire, non lo so, non mi ricordo, però quando ero più piccola, insomma, perché sicuramente ho una tradizione più di sinistra, ma ho che lavorato... è già abbastanza piccola, glielo voglio dire. Guardi, ma sono, mi basta giovane, per vergognarmi a sufficienza, però ho lavorato senso, gomito certo. a gomito con persone che invece avevano un'estrazione completamente di destra, quindi io ritengo che essere riusciti a trovare dei temi comuni sia il punto nodale dal quale partire. Poi se ci voteranno a destra, a centro, a sinistra, noi non riteniamo che esistano più questi schieramenti. L'importante è trovare soluzioni a una città che sta morendo progressivamente. Poi se queste soluzioni saranno apprezzate a destra o a sinistra, a noi va bene, anzi siamo più contenti. Oh, ma lei ha capito, guardi, questa è l'ultima e poi la lasciamo andare. Ha capito quando si vota? No, credo verso la fine di maggio. 5 giugno? No, questa... ricambiato? L'ho detto in modo provocatorio. Non si sa, e questa è la cosa. È abbastanza incredibile. Ma la democrazia è bella anche. No, ma è 4 marzo. Oh, 4 marzo, non si sa ancora quando si vota. No, appunto abbiamo detto che probabilmente dovrebbe da qua essere a breve fine maggio. Inizio giugno. Sicuramente il Premier cercherà il fine settimana, non diciamo, il 2 più giugno, caldo. Non la festa della Repubblica. E perché no? Perché magari, insomma, cioè, i romani dice vanno tra le parate. Che Matteo Renzi si augura una bassa affluenza alle urne per il voto amministrativo? Beh, diciamo che questo ci hanno insegnato tutti i governi precedenti, riuscivano a mettere referendum e consultazioni sempre quando c'era un qualche ponte, per evitare che i cittadini, diciamo... Ah, quindi voi siete convinti che con un'altra... No, non siamo convinti, è una battuta, diciamolo, perché okay. Se no domani i giornali titolano, non lo so, e comunque spero presto, perché questa città credo che abbia bisogno finalmente di una guida. C'è neanche un obiettivo temporale, stranissimo, insomma, secondo me è stranissimo, che ancora non si sa. Comunque il Premier si è espresso per andare al voto alla prima finestra utile, direi che la finestra si sta aprendo, quindi ci auguriamo presto. 30 secondi per chiederle se umanamente le ha fatto male qualcosa sin qui, da quando è diventata la candidata del Movimento 5 Stelle, in quello che ha letto, il riferimento ovviamente anche al ciò che hanno tirato fuori della sua esperienza, o ci sono anche altre cose politiche che, come ha detto lei, stanno tirando fuori i candidati per cercare di colpire Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, eravamo preparati a un attacco, diciamo, di questa portata, e anzi credo che adesso, anche qui vi darò un'altra notizia in anteprima, che i miei avversari possono utilizzare per ulteriori attacchi. Okay. Io porto 38 di piede, non ho un piedino da fata. Anche io, allora non quindi possiamo dire che questo potrebbe essere un altro tema sul quale mi posso. Però c'è la luce d'algo, perché le donne no. Mi dispiace, quindi diciamo che stanno attaccando a queste cose, li lasciamo fare, insomma. Poi quando vorranno parlare di programmi, visto che alcuni nostri avversari hanno dichiarato placidamente, secondo me dovrebbero vergognarsi profondamente per questo, hanno dichiarato di non avere un programma, allora quando vorremo parlare di programmi noi saremo pronti al porta confronto. Aperta radio ovviamente. Certo, no, comunque la cosa curiosa è che anche noi, e Luigia ti ricordi, cioè, l'hai portato un po' di cenere, comunque ci facevamo qualche domanda sulla complessità del meccanismo di definizione del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Come no? Poi sono stati i primi a fare il nome, poi alla fine. No, io sono stata la più coerente. Dobbiamo salutare, abbiamo coerenti e proviamo a portare avanti fino in fondo quello che grazie a che Virginia ci Raggi. Di fare. Grazie a voi, buon lavoro a Virginia Raggi. Grazie.